Prima di chiudere, la consueta raffica di mercato. Parto dalla Fidelis con Gianmarco Summa, 2006 in ritiro a Montorio al Vomano, ex Lucchese, potrebbe essere molto presto ufficializzato dai biancazzurri che seguono sempre Luigi Pellegrini, attendono l'ok dal Bari per il 2005. Invece Cosimo Rotondi è nome nuovo sempre per il parco under, ma in questo caso parliamo di un terzino destro del 2006 che nella passata stagione ha giocato in Abruzzo con l'Avezzano. Gravina, trattativa avviata, abbiamo avuto delle conferme proprio nell'ultima ora, con Davide Masella, un centrocampista avanzato del 2002, ex Benevento, seconda parte della passata stagione al Givi Borgo. Prevista per oggi l'ufficialità invece di Lorenzo Cavaliere, un nome che portiamo avanti già da un po' di giorni, centrocampista offensivo 2000, ex Cassino, che presto diventerà insomma un nuovo giocatore del Gravina. Nardò, accordo totale con Camillo De Luca, portiere del team Altamura in 2005, Martina, lo avete sentito, alla ricerca di ulteriori rinforzi, lo ha detto chiaramente Massimo Pizzulli, dialogo avviato con Roberto De Angelis, difensore centrale 2001, ex Vogherese. Il Brindisi invece ha ingaggiato Manuel Ricci, continua il mercato piuttosto vivace dei messapici che partiranno con una pesante penalizzazione, centrocampista classe 90, ha giocato per 7 anni in Lega Pro, Monza, Pergo, Crema, Salernitana, Reggiana, Lupa, Roma e Avellino, le sue esperienze, quindi piazze anche piuttosto pesanti ed importanti. Ha giocato a Reggio Calabria nella prima parte di stagione e poi si è trasferito al Trastevere e dunque doppia esperienza in Serie D per lui, ora si cimenterà nel girone H. Detto in precedenza di tutte le operazioni di mercato del Biceglie, ci concentriamo sul Bitonto perché è ufficiale. Alejo Urbano è un centrocampista argentino classe 97, trattativa chiusa già da un paio di settimane, bisognava solo risolvere le ultime questioni burocratiche, per lui dunque l'esperienza in eccellenza pugliese con la maglia nero-verde.